Mi chiamo Paolo Guarnaccia, ho 50 anni, da 12 anni vivo in questa città. Sono un agronomo, sono un ricercatore della Facoltà di Agraria dell'Università di Catania e vorrei spiegarvi perché mi candido, perché ho deciso di candidarmi al Consiglio Comunale di Paternò e anche perché ho deciso di farlo con l'MPA e perché ho deciso di sostenere Nino Naso come sindaco di questa città. Iniziamo dalla prima domanda, perché mi candido? Mi candido perché sono arrabbiato, sono molto stanco di vedere questa città dove appunto ho deciso di vivere, al contrario di tanti paternesi che invece vanno a comprare case fuori o decidono di trascorrere le serate fuori o si vergognano di essere paternesi. Io appunto ho deciso di vivere in questa città che ho imparato ad amare. È la città di mia madre, Cettina Bugliarello, avevano un negozio di vestiti in via Vittorio Emanuele. E mio nonno aveva un appezzamento di terreno dove da lì ho cominciato la mia storia, la storia della mia azienda agricola. Era un appezzamento molto piccolo, di 3 tumuli. Oggi la mia azienda agricola è di 22 ettari, ho anche realizzato una piattaforma per la lavorazione e la distribuzione di prodotti biologici, da me prodotti e da altre aziende che ho cercato in questi anni, con grande sforzo, di riunire in una cooperativa. Quindi sono stanco di vedere questa città così in agonia, è una città dove non ci sono spazi per i giovani, dove le aree verdi sono abbandonate, dove non ci sono più momenti di aggregazione culturale, dove gli aspetti sociali sono assolutamente, dimenticati, dove i negozi chiudono ogni giorno, dove le campagne vengono abbandonate, dove ci sono ragazzi extracomunitari che vivono all'interno di un velodromo che dopo essere stato ristrutturato è stato abbandonato. Sono stanco di tutto questo, sono stanco di vedere il degrado economico, il degrado sociale, il degrado ambientale. Una città spesse volte piena di rifiuti, di campagne che sono piene di discariche abusive che poi danno luogo a dei roghi, degli incendi, quasi giornalieri che sono tanto pericolosi per la salute dell'uomo e anche per l'ambiente. Ma oltre a questo, oltre ad essere stanco e arrabbiato, ho un grande amore verso questa città. Quindi c'è da un lato la rabbia, dall'altro lato però il coraggio delle mie idee. Un'idea di una città che possa ritornare a essere la capitale di questo territorio, la capitale della Valle del Simeto. Una città che era quella dei ricordi di mia madre, dove c'era ricchezza, c'era serenità, c'era prosperità. Una capitale, appunto, una capitale di questo territorio. E vedo, immagino questo territorio dove l'agricoltura si possa rivitalizzare, un'agricoltura naturalmente attenta alla qualità dei prodotti, ma anche al legame col territorio, con le tradizioni, con l'identità culturale. Un'agricoltura dove si possono creare all'interno delle aziende agricole occasioni anche di educazione, quindi un rapporto con le scuole attraverso le fattorie didattiche, sono cose che io faccio ormai da tanti anni. Aziende agricole che possono essere anche occasione di un'attenzione al sociale attraverso appunto l'inserimento lavorativo di ragazzi, di soggetti che hanno avuto dei problemi nella loro vita e che hanno bisogno di ambienti protetti dove poter riguadagnare credibilità, autonomia, indipendenza. E anche queste sono cose che io da anni faccio nella mia azienda agricola. Ma anche aziende agricole dove si possa fare ricerca insieme all'università per ritrovare quei prodotti, no? Da valorizzare, da imporre sui mercati di tutto il mondo, come i nostri genitori, i nostri nonni hanno saputo fare tanto bene fino a qualche decennio fa. Insomma, c'è tanto da fare, un'agricoltura che può essere anche occasione di turismo, di accoglienza, di iniziative culturali. Pensate un po' a quello che potrebbe essere il Simeto, no? Potrebbe diventare un parco fluviale, un parco agricolo, dove iniziare a ragionare anche in termini di offerta turistica, di marketing del territorio, perché tutto il mondo ci invidiano le nostre risorse, no? Le nostre risorse ambientali, culturali, architettoniche. Potrebbe essere un percorso da realizzare in bicicletta, a cavallo, a piedi, un percorso che si snoda appunto attraverso le masserie della Valle del Simeto. E così la città di Paternò, potrebbe tornare a essere di nuovo una città ricca. Io mi ricordo quando nel negozio di mio nonno
Quando le arance si vendevano bene, la gente andava a comprare i tessuti e tutti erano contenti, i tessuti per farsi il vestito nuovo. Questo significa che l'economia di Paternò deve ripartire dall'agricoltura, deve ripartire dall'agricoltura naturalmente in una chiave anche moderna, dove c'è innovazione, dove c'è ricerca, dove c'è anche la possibilità di comunicare quelli che sono i valori del nostro territorio. E così si riattiverebbe il commercio, si riattiverebbe l'artigianato, e si riattiverebbero rapporti importanti. Io penso sempre a un rapporto più stabile con l'Università di Catania, no? Perché l'università e la ricerca e l'innovazione devono occuparsi di devono trovare la maniera per ridare valore a quelle che sono le risorse del nostro territorio. E così da un lato l'agricoltura di qualità, dall'altro l'offerta turistica, cioè la fruizione dei nostri beni culturali e ambientali. Come terza via, quella dell'innovazione, delle nuove tecnologie che possono creare un'economia vera e reale, cioè calata nel territorio. E penso alle energie rinnovabili, penso alle filiere del riciclo, no? Quanto importante potrebbe essere per una città come Paternò poter attivare nella propria area industriale tutta una serie di filiere, per esempio per il recupero della carta, del vetro, del metallo, della sostanza organica con i centri di compostaggio, e quindi fare diventare poi questa frazione dei rifiuti anche humus e concime per le nostre aziende. Quindi questi sono i motivi per cui mi candido. Da un lato la rabbia, dall'altro il coraggio di immaginare una città diversa, un territorio diverso. E io queste cose le ho dimostrate in questi ultimi anni, in questi ultimi 10 anni. Le ho dimostrate impegnandomi nel settore agricolo, perché non mi bastava la mia professione di ricercatore all'università, ma volevo calare nella realtà aziendale le cose che imparavo e sperimentavo all'università. E l'ho dimostrata anche in quella entusiasmante lotta contro l'inceneritore che qualcuno voleva realizzare proprio in uno dei tratti più belli del fiume Simeto. Ed eravamo in pochi, e oggi secondo me questa è una cosa che è discriminante. Cioè chi in quegli anni è stato attento a difendere il territorio oggi ha la possibilità di poter dire qualcosa in questa città. Chi invece è stato zitto perché aveva paura o perché aveva interessi, oggi non si può presentare di nuovo e pensare di poter di nuovo governare questa città. Ed è per questo, passiamo al secondo punto, cioè la seconda domanda, perché mi candido con l'MPA? Perché in quei giorni, nella dura lotta contro l'inceneritore, l'MPA è stato l'unico che sinceramente, concretamente, si è opposto alla realizzazione di quell'impianto che sarebbe stata la rovina per Paternò, perché sarebbero stati centinaia di autocompattatori che da tutta la provincia di Catania e Messina avrebbero attraversato le strade della nostra città per andare a riversare rifiuti che poi si sarebbero trasformati in ceneri tossici o peggio ancora emissioni di diossine, metalli pesanti pericolosissime per la salute e per le nostre campagne. L'immagine di Paternò sarebbe stata completamente devastata. Paternò sarebbe stata conosciuta in Italia e nel mondo come la città della spazzatura, non la città dell'arancia rossa o degli ortaggi o dell'olio di oliva o delle conserve alimentari. Quindi per questo, per un atto di coerenza, ho deciso che la mia scesa in campo doveva avvenire con quelle persone che comunque hanno dimostrato amore, hanno dimostrato forza nel difendere il proprio territorio. E quindi arriviamo all'ultima domanda. Quindi perché mi sono candidato, perché con l'MPA e perché sostengo Nino Naso. Perché Nino Naso, al contrario di tanti altri politici, è una persona che quando tu parli con lui sei sicuro che quello che dice è una cosa che crede veramente. Io sono stufo, sono stanco di vedere quei politici con cui parli, però nello stesso tempo sei sicuro che stanno pensando un'altra cosa rispetto a quella che ti dicono e probabilmente un minuto dopo faranno una cosa assolutamente diversa. Invece con Nino io ho visto, no? Che sul campo, ogni giorno, la sua politica è quella che serve a questa città. La politica di Nino è una politica che permette di ricollegare il bisogno del cittadino, l'esigenza delle famiglie, il sogno dei giovani ragazzi di Paternò a quelle che devono essere invece le azioni politiche. Quindi questa possibilità di unire il cittadino con chi lo rappresenta ed elaborare insieme
le vertenze, elaborare i progetti, elaborare i programmi e le azioni per poter fare di questa città, per poter fare di Paternò una città vivibile, di nuovo ricca, dove ci sia speranza, dove la gente non scappi via, dove la gente non si vergogni di essere paternese. Una città capace di attrarre persone che possono venire qui per l'offerta che saremo in grado di creare, di realizzare, di offrire, un'offerta culturale, un'offerta turistica, un'offerta di innovazione e di posti di lavoro. Per cui per questo ho deciso di sostenere Nino Naso e questo è, diciamo, quello che faccio assolutamente in un'ottica di servizio per questa città. Avrei tantissime altre cose da fare, ho la mia professione, ho la mia azienda, ho la mia famiglia, però sento di dover fare qualche cosa e questo è il momento giusto e mi sento assolutamente nella strada giusta per portare avanti, con la rabbia che ho, ma anche con il coraggio delle mie idee, un progetto che possa ridare speranza a questa città. Grazie a tutti e spero che insieme possiamo veramente cambiare una volta per tutte questa città.